Sì, sono gente che le fa venire tutti in Italia perché loro dicono che in Italia è un'altra cosa, si vive meglio di Romania. L'aumento più notevole c'è stato quando sono stati levati i visti, quando i rumeni sono stati liberi di venire verso l'Europa con il periodo di 90 giorni per il turismo. Quest'anno no, non c'è nessun aumento. Sì, la copertina. Ma oggi come nel passato, l'Italia certamente costituisce uno dei paesi dove prediligono emigrare i romeni, non fosse altro per questa vicinanza linguistica che permette un più facile inserimento nel sistema italiano. Però sappiamo, perché i dati ce lo dicono, che ci sono anche flussi di una certa entità verso i paesi del nord Europa, in particolare verso la Germania. Quindi nel tempo ci immaginiamo anche una ridistribuzione su tutto il territorio europeo dei romeni, così come anche la Gran Bretagna, che peraltro è tra i paesi più preoccupati rispetto a questa apertura e che ha adottato fra i primi la moratoria, così come anche nel caso italiano. Già quelli che sono dovuti venire già sono venuti. Un po' erano un po' di più, però non credo che così tanti, non male come si prevede, perché già si poteva venire facilmente pure prima. Immaginare un allargamento senza moratoria e realizzarlo concretamente così come è avvenuto significa consentire un flusso che sarà ancora più grosso di quello che c'è stato fino a questo momento e ogni lavoratore, come giusto che sia, porta con sé il proprio nucleo familiare. Questo pone problemi di inserimento nel sistema sanitario, nel sistema contributivo. Un consiglio di avvicinarsi più di quello che significa italiano. Proprio così, deve mangiare la pasta.